Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Nel bel mezzo del deserto di Coahuila c'è una piramide che emula l'antica architettura egizia. Cosa penseresti se ti dicessi che l'ho costruito un contadino messicano da un ordine alieno? Per quanto sia difficile crederlo, questo è realmente successo, o almeno così sosteneva all'epoca. Questa è la storia di Raimundo Salomon Corona Villarreal, un abitante di Coahuila di cui la vita è cambiata a causa di uno strano evento verso la fine del 1983. La storia si svolge in Pozuela de Arriba, un comune vicino Monclava, 10 km dalla circonvallazione di Carlos Salina de Cotari, in Coahuila, in Messico. Il protagonista è Raimundo Salomon Corona Villarreal. Tutto è iniziato con un sogno. Verso la fine del 1983, Raimundo aveva 33 anni ed era un contadino dedito alla mongitura di bestiame, oltre all'utilizzo di approvvigionamento idrico nella regione. Alla moglie, Alma Rosa, mancavano pochi giorni al parto, così Raimundo ha trascorso alcune notti a vegliare su di lei in ospedale. Una di quelle notti la stanchezza lo ha abbattuto e si addormentò profondamente. Come ricorda nei sogni, ha visto sua moglie e accanto a lei un essere con una tunica nera e il volto di teschio, la morte. Gli disse che era giunto il momento di prendere sua moglie e sua figlia. Raimundo, angosciato, si inginocchiò e ha implorato la morte che sarebbe stato meglio prendere lui. Ma la morte ha risposto che non poteva far nulla e che l'unico che poteva aiutarlo era qualcun altro. In quel momento, davanti agli occhi di Raimundo, apparve un'enorme scala che l'uomo raggiunse. Quando ha raggiunto la cima, si è imbattuto in una stanza dove un uomo lo accolse. Raimundo ha esteso le sue suppliche verso l'uomo che gli ha risposto. Quello che è stato scritto è scritto. Di fronte al rifiuto, ha continuato a supplicare la vita di sua moglie e sua figlia, ma l'uomo era fermo nella sua decisione, dicendo a Raimundo di non essere sciocco. Fortunatamente per Raimundo, apparve nella scena una signora che emanava luce vestita con una tunica blu e una specie di cuffia in testa. Supplicò lei per la vita di sua moglie e di sua figlia. «Signore, perdonali», disse la donna all'uomo misterioso che finalmente accettò le suppliche di Raimundo ad una condizione. Sua figlia avrebbe portato il nome Egael e sua madrina sarebbe la morte. Raimundo si è svegliato quella stessa mattina e la moglie è andata in travaglio. È nata una sana bambina, quella che Raimundo ha chiamato Egael. Passarono alcuni mesi e la tranquillità di una notte calda è stata interrotta quando Raimundo ha sentito qualcuno bussare alla porta del luogo dove stava lavorando. Quando ha scoperto cosa c'erano dietro quei colpi, rimase perplesso. Davanti a lui c'era un uomo alto con occhi di miele e capelli bianchi che arrivavano fino ai suoi piedi. Indossava una tunica legata con una corda ed era a piedi nudi. «Così presto mi hai dimenticato», ha detto il misterioso uomo. Raimundo rimase pochi secondi senza nessuna risposta, provando ad elaborare ciò che stava accadendo. Si è ricordato che la gente del posto dicevano che gli antichi sacerdoti sono venuti a parlare con gli dèi in quella zona. Pensò, è uno degli dèi che parlavano con gli indiani? L'uomo sapeva cosa pensava Raimundo e disse chiaramente, non sono un dio, sono un uomo come te, ho la stessa importanza che hai tu. Così presto ti sei dimenticato di me, non ti ricordi quando è nata la tua bambina? Poi si ricordò di quel sogno terrificante che era in ospedale il giorno in cui è nata sua figlia e quella sensazione di angoscia lo avvolse di nuovo. E come per inerzia, cominciò a correre per allontanarsi dall'uomo. Dopo pochi metri, Raimundo si fermò a respirare e a pianificare la possibilità che stesse sognando di nuovo. Un po' più calmo, era convinto che era stato solo un sogno. Ma non era un sogno. L'uomo misterioso lo stava aspettando pazientemente. Raimundo, disperato, cominciò a ripetere che stava sognando. E l'uomo lo affrontò dicendo, «Non stai sognando». Solo che non hai vissuto la realtà come stai facendo ora. L'uomo ricordò a Raimundo quel terribile sogno di diversi anni fa. Ha risparmiato la vita di sua moglie e sua figlia e che era giunto il momento di ritirare il favore.
Voglio che tu costruisca un tempio e il suo volume totale sarà di 108 metri. Calcola la sua altezza e la sua base deve essere in forma piramidale. Raimundo, che aveva studiato fino alla prima media, aveva ricevuto confuso questo incarico. Non pensava di poterlo fare, non aveva la conoscenza o l'abilità per eseguirlo. Ma il misterioso uomo lo ha incoraggiato dicendogli che un giorno avevano eliminato dal suo sistema genetico la conoscenza che era stata immagazzinata per migliaia di anni. Ti ho detto che sei come l'universo stesso, tu non sei diverso, sanno da dove vieni, perché sei qui. Ciò che è più importante è dove stai andando. Detto questo, l'uomo misterioso ha portato Raimundo nel luogo esatto in cui costruire il tempio. Che nessuna tempesta lo muova e possa sempre essere dritto, perché dall'alto tutte le cose buone emanano. Così voglio che sia la tua fede, sempre verso l'alto. Il tempio avrà la forma di una piramide e sarà di pietra. Per questo voglio che la fede non si spezzerà mai. Ma in tutto questo, chi era l'identità di questo misterioso uomo? Raimundo lo chiese, ma le parole dell'uomo erano che ancora non era pronto per scoprirlo. L'unica cosa che poteva sapere è che proveniva da un luogo chiamato Nephil, nella costellazione di Orione, e che il suo pianeta era 20 volte più grande della Terra. Raimundo si è messo al lavoro e ha cominciato, pietra per pietra, a costruire il tempio che l'uomo di Orione gli aveva chiesto. La gente della zona erano abituati alle stranezze del luogo, famoso per gli avvistamenti di streghe. Si prendevano beffa di lui, considerato il ragazzo che ha costruito una piramide nel mezzo del niente. All'inizio, Raimundo provò pietà e rifiuto, ma ricordava l'avvertimento che l'uomo di Orione gli aveva fatto. «Molti si faranno beffa di te, sarai deriso e diffamato, diranno sei un pazzo o ubriaco e che era solo una visione». Mentre la gente la pensava così, Raimundo stava scalando un altro grado di coscienza. Di tanto in tanto, l'uomo di Orione appariva per la costruzione, per guardare Raimundo lavorare e confermare l'avanzata del suo tempio. Uno di quei giorni, con le sue mani, disegnò su una pietra uno scarabocchio. «Quando capisci cosa significa, ti dirò il mio nome», lo promise mentre se ne andava. Come anticipato dall'uomo di Orione a Raimundo, tutta la conoscenza millenaria si è svegliata dentro il devoto contadino. La sua mente si è illuminata e lo scarabocchio sulla pietra ha cominciato ad avere senso. Come per magia apparve l'uomo di Orione. Raimundo gli ha detto che non era più necessario per lui sapere il suo nome e l'uomo ha risposto: «Io so che sai già chi sono. Mi chiamo Erulaika, chi ama liberamente e chi ama la libertà». Raimundo finì la piramide e quando qualche persona curiosa che ha osato chiedergli il motivo per cui l'ha costruita ha raccontato la storia di Erulaika, l'essere di color rame proveniente da Nephil appartenente alla costellazione di Orione e che si stabilì tra le nubi e stava su una nave e chiese un tempio a forma di piramide. Tra le centinaia di persone che Raimundo ha raccontato la sua storia c'erano 7 giovani. La maggior parte studenti del liceo Justo Sierra Monclava, un giorno del 1988, per caso sono arrivati a Pozuelo. Stupiti della storia di Raimundo, decisero di saperne di più di Erulaika e come Raimundo raggiunse un altro grado di coscienza e vedere l'uomo di Orione. «Raimundo mi ha spiazzato, perché il Signore ha una vibrazione molto piacevole. Siamo stati con lui dalle 8 di sera alle 2 del mattino», ricorda uno dei 7 giovani che oggi è un poliziotto federale. I giovani sono venuti a testimoniare interazioni tra l'agricoltore e l'essere delle stelle, condividendo che Raimundo andava in uno stato di trance e che emetteva suoni che non capivano. «Quando abbiamo visto quell'entità chiamata Erulaika che fluttuava nell'aria, non si poteva vedere la sua faccia. Eravamo quasi tutti molto nervosi e quasi piangenti. Raimundo parlava un'altra lingua». Oltre a Erulaika, sono riusciti a vedere un uomo con gli occhi come fiamme del sole e che si posò sulle nuvole e che è stato trasportato su una nave con una cupola di vetro e che lo hanno soprannominato il gigante. Se tu credi che Raimundo e questi giovani erano gli unici fortunati a interagire con l'uomo di Orione, ti sbagli.
perché José Antonio Munoz de Daniel, dal Centro Studio Psico-Cibernetico Essenio, è stato in grado di parlare con lui attraverso Raimundo una notte del 2010. C'è un messaggio che Eurelaika ha condiviso con coloro che hanno avuto la fortuna di parlare con lui. Eurelaika avverte che stiamo prendendo la strada sbagliata, che non stiamo dando alla Terra il trattamento adeguato e che non ci sarà altro luogo così, con ciò che è necessario per vivere. Raimundo, dall'altra parte, afferma che l'uomo d'Orione un giorno gli prese la testa e gli mostrò una visione terrificante che più o meno è andata così. Tutto è andato fuori controllo ed è iniziata una terribile guerra. Tutte le pietre, il mare e la polvere si sono riscaldati a una temperatura tremenda. Tutte le persone bruciavano come fiammiferi, perché anche le montagne si scioglievano. L'intero pianeta era coperto di fumo ed era la notte della morte. Non disperare se un giorno ti ritroverai solo. Ricorda questo. Se tra un milione di anni uno ti ascoltasse, tu sei come il diamante stesso che diffonde la luce della conoscenza. Quello che vogliamo è per loro, per rendersi conto di quanto sia terribile che stanno facendo in questo posto chiamato Terra e che dovrebbero preoccuparsi come la pupilla dei loro occhi, perché da loro ciò di cui hanno bisogno per vivere. Dovrebbero essere consapevoli che sono una replica della Terra e dell'intero universo. Tutto ciò che ti ho detto, dillo agli altri. È necessario che l'uomo sappia che sta prendendo la strada sbagliata e che sta prendendo la conoscenza per creare armi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.